E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Siamo tornati, come sempre, appuntamento trisettimanale ormai da più di un anno con GTA. Prima 4, poi le espansioni, poi 5. Siamo alla missione Eye in the Sky, una delle missioni più toste del gioco. Quindi ragazzi, estrema attenzione. Se volete qualche aiuto da questa missione che non riuscite, questo è il punto giusto. Tra l'altro, come ormai vi dico sempre, ho già portato questa campagna per PS4, quindi nel caso c'è anche la versione PS4 prima persona, ma oggi ce la andiamo a godere per PS5, tutta bella tranquilla. La mia richiesta ragazzi è sempre la solita, like, iscrizione e tutto quanto, e noi si va d'accordo. Iniziamo. Ok, beh, eravamo rimasti quindi qui con il nostro ben amato Franklin. E c'è da andare da Devin. Sì, perché c'è Lamar Solomon che è per Michael. No, però prendo la motina, sapete. Tanto sicuramente morirò prima di arrivare, l'ho detto. Ah, un assassino, scusate. A casa mia la L è Lamar. Anyway, let's go. Questa canzone mi ha già rotto i coglioni. Ah beh, qui si sta zitti proprio. Scusate, era un'interruzione pubblicitaria. Abbonarsi alla versione premium per la versione senza rutti. Lo sapevo! No way! Sapevo ragazzi, l'avevo detto. Perché le cose le so prima? Sono distratto un secondo e ciccia. Non perdona, eh? Anzi, forse questa volta proprio quella che mi ha perdonato. E niente, Radio Gaga finisce qua proprio, si è interrotta così, senza neanche un fade out o qualcosa. E che avevo aspettato proprio la mattina per fare la missione col giorno, invece no. Invece proprio no. Bello Trevor, dove cazzo hai preso l'elicottero della polizia? Ah ok, c'è un pilota.
Adesso ha senso. Mo devo inquadrare Franklin. Ok. Addirittura così potenti erano. Traggio il putore. Ok, tanto guida lui, quindi buona. Elimina i bersagli. Esamina. Ho letto il libro, scusate. Intanto bevo perché bevo il mio succhino, perché qua il viaggio è lungo. Non bevo più perché l'ho finito. Fuori portata, corri stronzo. Premiamo R1 e R2 insieme. Ok, non è lui. Anyway, quando l'ho fatta per PS4, forse non avevo mai premuto R1. Perfetto, è andata benissimo, direi. Minchia, proprio 2-3 bersagli mi ha dato, Partiamo da lui. Nada. Niente, neanche lui. Niente. Ne rimangono due. Eccolo. Potevo farlo per primo tranquillamente. Se vince a Mulligan, scopri dove ha parcheggiato l'auto. Bene. Il cagnetto. Fanno morire. Eccolo, non si allarmi, signore, non si allarmi. Tanto il garage è questo, ce ne sono tre di fila. Per forza la macchina è qui. Grande Franklin.
Hey, motherfucker! Oh, shit! Shit! Oh, fuck! Anche te, no? Franklin, cazzo, sparagli! What happened? Hey, look, just stay on me, man, and let me know where you are. Seguita con la telecamera, tanto poi passeremo giù tranquilli. We have a possible joyrider heading west on Howick in a black C-type. Hey, man, you getting other cops on this shit? Nah, homie. I'd appreciate your authenticity. Oh, okay. Well, I fucking don't. Tanto, anche se bene i vicoletti, te trovo. Bello, perché è stato multato e ricercato per eccesso di velocità. Tutto adesso make sense. Tutto questo dove cazzo è Franklin? Bravo, si passa dalle piante, dai giardini, dagli arbusti, grande. Che più veloce lui con la macchina che a spostarmi con la telecamera, fantastico. Ok. Adesso ci si diverte. Hey buddy, lower our altitude so I can see in. Slow and steady. This camera's giving me a little air sickness. I get fired. No. I'm sorry, I'll keep her steady. Ovviamente non è che parcheggiavano subito lì all'inizio. All garage exits clear. Suspect is in the building. I can't see him. Need some help here, flyboy. Where is he? You can toggle to thermal vision if you think that would help. Okay. You might have just earned yourself a reprieve. You know, I think I'm developing feelings for you. All right. Oh, this might... Quanti ce n'è? Hey, you can still see me, right? I'm in the middle of the ground. Sì. Quello è Franklin. Io l'ho visto Franklin, sì. Io l'ho visto. È lui. Roger, we have visual. Hey, you reading other heat signatures on this level? We got a guy standing over by a row of cars. Middle of the floor. Let's see what the fuck he's doing. Hey, that ain't. Damn. I don't even this place to stink. Stank ass. Ma lui probabilmente può essere al telefono dentro la macchina. Who looks like he's on the phone? Fuck, dude could be calling the feds. Ricordo questa missione, ma ora non così nei dettagli. Hey, it's not him, dog. I hope this. Questo qua sta sgattando. Side of the lot. There's a man by a car. I'll check him out. It ain't Chad. This guy working on his whip. Può essere nel furgone. Quello appoggiato. Near side of the garage. On my left. There's a man in a car. This better be him. This better be the guy. Dai, era il primo. Thank you, Trevor Phillips. I know you think this car might be worth something. Buono. Colpo la testa e ciao. Mica a me mandate gli sbirri adesso, vero? Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type?
Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to the personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Angeles. Perfetto. Andiamo all'aeroporto. 3 chilometri di felicità. Tanto con la vita di Franklin. Spero di recare meno danni possibile alla macchina. Cerca di riportarla in buone condizioni, mi hanno detto. That's what she said. Shit, I think they both gonna be here, dog. Minchia, quanto cazzo corre. Mamma mia. Devin and Max. Say hello from me to Molly. Nah. Duro colpo. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs. Che bello, ragazzi, che spasso fare così. Stones to handle your ass. Ragazzi, è una scheggia sta macchina qui. È incontrollabile. Che tipo pare Adama Traoré a FIFA. Talmente veloce che non lo controlli. Ora, proprio senza un graffio non l'ho portata. Però dai, 80%. Basta che non mi dai il 50 di medaglia, sì. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Una volta che si possa entrare in aeroporto senza essere ricercati, ma che bello. Oddio, mi sa che adesso assisteremo ad una scena bruttissima se non vado errato. Magari mi sbaglio, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow. 10. One of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call. Non è questa missione che c'è la scena bruttissima, ma sarà sempre nell'aeroporto. E sarà molto cruenta. Perché comunque me la ricordo essere di giorno. Che palle, volevo rubare un aereo, però. Pazienza. Mi accontenterò di questa. Anche se quella lì bianca non è male. Vabbè. Se poi la sfondo è la fine. Beh, 67. Troppi danni alla macchina. Si poteva fare di più, però almeno hanno fatto il 50%. Perché mi hanno sequestrato la macchina? Ma senza senso. Quanti soldi c'ho? Oh, mi prende un cazzo dalle missioni, Franklin. Vabbè, ragazzi, io vi saluto. As always, like al video, iscrizione al canale. Noi ci vediamo per la prossima missione, dove si continua ancora questa storia. Vi posso già annunciare cosa sarà. Sarà esattamente il signor Richards per Solomon Richards con Michael. E sarà anche la missione numero 35. Io ragazzi vi ringrazio, da dire tutto, like, iscrizione, tutto quanto. Noi ci vediamo alla prossima. Bacione dal vostro Adri preferito.